One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ben ritrovati! Oggi, per celebrare il compleanno di uno dei più grandi produttori musicali della storia, avremmo potuto scartabellare tra le decine di colonne sonore che ha curato, come è accaduto, per film come La calda notte dell'ispettore Tibbs, oppure A sangue freddo, o ancora Getaway, o Il colore viola, premiato con l'Oscar. Ma anche le musiche scritte per opere televisive, come Ironside, Sanford and Son, I Robinson, lo sceneggiato Radici, o anche il suo più grande successo televisivo da produttore, Willy, il principe di Bel Air. Invece ci concentriamo su un documentario che racconta la vita di questo prolifico producer musicale attraverso le sue opere. Stiamo parlando di Quincy Jones e del documentario Quincy. La figlia del leggendario produttore, Rashida Jones, è diventato un volto noto dopo aver partecipato a un paio di serie televisive di successo come The Office o Parks and Recreation, ha messo insieme i momenti iconici a quelli più intimi e dolorosi di un uomo che, grazie al suo ingegno, ha attraversato 3 decenni con le sue produzioni musicali. Quincy Jones è soprattutto la ricerca di un suono. Un suono caratterizzante che affonda le sue radici nel jazz, quel genere che gli ha permesso di emergere dopo un'infanzia tumultuosa aggravata dalla crisi economica del 29. Il trasferimento a Parigi per studiare musica classica, il ritorno a New York e la collaborazione con Frank Sinatra, Tony Bennett e Barbara Streisand gli consentono di fare il salto di qualità. L'amore per la musica e il suono complesso che gli arriva dalle sue origini jazzistiche lo porta a Los Angeles ad occuparsi di colonne sonore. La carriera di Quincy, che procede a sprombattente, deve subire però un arresto per via di 2 delicati interventi chirurgici a causa di un aneurisma cerebrale dovuto allo sforzo eccessivo nella pratica della tromba, strumento che gli fu successivamente proibito di suonare. Poi si arriva all'incontro con Michael Jackson, di cui ha curato i dischi di maggior successo, come Off the Wall, Thriller, e Bad. Per non parlare della supervisione al progetto di beneficenza che fa capo alla canzone a metà degli anni Ottanta, We Are the World. La qualità delle sue produzioni lo porta a diventare una personalità di spicco nella cultura americana, fino a diventare amico intimo di politici come l'ex presidente Barack Obama o Colin Powell. Mentore per artisti di grande livello come il già citato Michael Jackson, oppure Oprah Winfrey, icona televisiva, o ancora Will Smith. Nel documentario non vengono tralasciati gli aspetti più oscuri di questo personaggio, i 7 matrimoni, i molti figli, la dipendenza dall'alcol che lo ha trascinato molte volte sull'orlo di un burrone. Ho fatto troppe cose perché possano essere racchiuse in un documentario, diceva Quincy Jones alla figlia che per sintetizzare questa carriera titanica ha diretto l'opera a 4 mani col regista Alan Hicks. Consigliamo questo documentario non solo per il valore assoluto di quest'opera, ma perché rappresenta un viaggio nella storia recente della cultura americana e anche della nostra. Quincy è disponibile su Netflix. Fazzoletti 5 su 5 per l'uomo che con la musica ha superato confini razziali e culturali. Buona visione, a domani.